Partire è un po' morire. In questo caso però partire significa sfuggire alla morte. Sono i francesi di Algeri che ritornano in patria per sottrarsi alla follia terroristica dell'OAS. Ne arrivano 8.000 il giorno e il massiccio esodo crea sempre nuovi problemi logistici. I profughi del plastico hanno bisogno di aiuto morale e materiale. In attesa di meglio, chi non ha un tetto viene alloggiato in vaste camerate. A qualcuno sembrerà di essere tornato ai tempi del collegio, ma qui almeno non si corre il rischio di essere improvvisamente falciati da una raffica di mitra. Ancora profughi. Questa volta la meta è Chicago e i pellegrini della libertà giungono dalla Cina rossa. Grazie alle disposizioni del presidente Kennedy, molte migliaia di cinesi potranno ora raggiungere gli Stati Uniti. Ecco una famiglia che da 7 anni attendeva a Hong Kong il visto d'entrata. Dopo la lunga anticamera, per il signor Heng e per i suoi figli, si sono aperte finalmente le porte del benessere e della serenità.